E buongiornissimo, allora eccoci qua. Una delle domande che mi ponete più spesso in assoluto è: io non so cosa disegnare, io sono davanti a un foglio bianco, cosa faccio? Bene, oggi vi rispondo con un video molto pratico, senza troppi discorsetti alla cazzo, e vi do veramente dei consigli che servono. Allora, primo consiglio in assoluto, ragazzi, Pinterest. Allora, alcuni di voi già lo conoscono, altri magari no. Pinterest è la salvezza di ogni artista. Potete fare un sacco di ricerche, vi verranno fuori migliaia di disegni tra cui scegliere, tra cui farvi ispirare. Io lo uso sempre e costantemente. Potete fare come ricerca ad esempio male face, female face, potete cercare simple drawings, ci sono un sacco di ricerche che potete fare, e la cosa più bella è che l'algoritmo poi si adatta al vostro gusto. Quindi ogni volta che aprite la pagina, nella feed vi appariranno un sacco di immagini da cui prendere spunto. È una risorsa che è gratis, funziona bene e ripeto, è gratis. Potete usarlo quante volte volete e dovrà diventare la vostra ancora di salvezza per i disegni. Poi, come sempre, all'inizio il mio consiglio è quello di copiare esattamente quello che vedete. A furia di copiare, piano piano, arriverete al punto in cui riuscirete ad aggiungere qualcosa di vostro nei disegni e lì potete sbizzarrirvi, potete usare i marker, le matite, gli acquerelli. Prendete spunto e fate. Però è importante dare il ritmo al disegno. Una volta che cominciate, poi si crea una sorta di flusso artistico nella vostra testa, più che sulla carta, e tutto vi verrà sempre più semplice man mano. Poi certo, arriva ogni tanto l'ispirazione dal cielo, che magari ti viene quell'idea che dici cazzo, quello lì devo farlo veramente. Però generalmente si tratta solo di cercare le cose e di andarsela a trovare. Ora, detto questo, il prossimo consiglio che vi do è lo studio. Allora, mi spiego un attimino. Quando magari avete quelle giornate in cui davvero non sapete cosa disegnare, niente vi ispira, non avete voglia di fare cose, allora studiate, cercate di investire bene il vostro tempo e cercate di disegnare per migliorare, che è una cosa che di quando in quando bisogna fare, perché nel senso non si migliora se non si studiano le cose, questo non vale solo per il disegno. E ripeto, avete Pinterest, quindi approfittatene. Qui ci sono alcuni esercizi che faccio io spesso e volentieri per cercare di tenermi allenato e nel frattempo migliorare, per poi spiegare le cose a voi, tra l'altro, su questo canale. E i face plans, come così li trovate su Pinterest, sono fenomenali per capire la struttura del volto, dove cascano le ombre. Più ne fate, meglio è, questo ve lo garantisco al 200%. E tutte le angolazioni dei volti, quello vabbè, è un esercizio base che se siete interessati a disegnare manga, anime e quant'altro è semplicemente fondamentale. Vi consiglio di farlo, non dico tutti i giorni, ma più che potete, perché viene veramente, veramente benissimo. Ed è anche tutto sommato rilassante, potete farlo magari mentre vi guardate qualcosa, mentre ascoltate un podcast. Voi fate lì e piano piano il cervello registra, anche se non siete concentrati al 100%, vi assicuro che il vostro cervello registra sia come visiva sia come memoria muscolare. Diciamo che la creatività è piuttosto fondamentale nell'arte, ci mancherebbe altro, però non è che tutti i giorni bisogna essere creativi, a volte si può anche semplicemente studiare qualcosa di relativamente banale, ma aiuta tanto lo stesso. Allora, prossimo consiglio, chi mi conosce un po' sa già, però io vi dico che gli animali, fidatevi, sono l'ispirazione numero uno, credo, per qualunque artista ad un certo punto della propria carriera. Davvero, la natura è la fonte di ispirazione numero uno, è poco ma sicuro, e tra gli animali avete una gamma infinita di scelte e Pinterest vi concede qualunque tipo di disegno vi venga in mente. Ogni animale è bello, più o meno a parte gli insetti, però ogni animale è bello e potete veramente sbizzarrirvi. Cercate delle razze strane, cercate dei colori strani, tecniche miste, avete tutto quello che volete. Vi piacciono i gatti? Fate i gatti, poi fate i felini, poi passate alle tigri, ai leoni, gli uccelli sono bellissimi da disegnare. Sto a disegnare, sì, scherzo. E ce ne sono veramente infiniti tipi. Qua ne ho fatto uno letteralmente in 2 minuti e mezzo, credo. È una cosa semplicissima che può fare chiunque. Basta un po' d'acquerello, un po' di colore, via. Avete fatto un uccellino in 2 minuti. E sono poi i disegni che, secondo me, vi prendono meglio. Perché quando fate qualcosa di molto breve e avete quella dose di dopamina rilasciata all'istante, siete ispirati per poi continuare a fare qualcos'altro durante la giornata. Almeno per me funziona così solitamente. È il motivo per cui i disegni troppo lunghi sono veramente devastanti psicologicamente, secondo me, perché hai tanto lavoro da fare e hai pochissimo ritorno nel breve tempo. Ed è per quello che sono così devastanti. Poi gli animali si prestano benissimo agli acquerelli. Questo non so perché, ma secondo me è così. E anche questo cervo qua è relativamente facile da fare. Secondo me è un ottimo esercizio. E più ne fate, più capite com'è strutturata anche
come è strutturato il cranio di quella bestia lì, e farete caso al fatto che poi tanti animali ce l'hanno comune fra di loro, ovviamente. Ed è un percorso che una volta che lo cominci non ti stanchi mai, perché scoprirai sempre nuovi animali, scoprirai sempre nuove tecniche, nuove angolazioni, insomma. È divertente, ispira, ispira. Poi, un altro buon consiglio potrebbe essere quello di lasciarvi ispirare dalle cose inanimate. Io non faccio spesso paesaggi, qui ho fatto un tentativo col digitale, ci sto lavorando ragazzi, ci sto lavorando, il digitale è difficilissimo, prima o poi ci arrivo, però anche se avete della carta, acquerelli, potete fare delle cose veramente molto carine anche con zero pratica. Qui ad esempio prendo un'immagine da Pinterest a caso di una città, penso che sia Newcastle, ma vabbè, e semplicemente vado un po' a istinto, sono un po' creativo, le linee fatele anche un po' storiche. L'importante è che la prospettiva abbia senso, poi per il resto è uguale. E vedete che facendo le cose veramente solo a istinto si può creare comunque una illustrazione molto carina, che non è, per l'amor di Dio, una figata, però è sicuramente qualcosa che vi ispira e soprattutto è un'illustrazione vostra. E l'avete fatta semplicemente divertendovi e avendo preso un'immagine completamente a caso da internet. L'importante poi è sempre sempre quello, divertitevi mentre fate le cose, non prendetela come un minchia che palle, devo fare questo. Divertitevi, se poi viene così e cosà, pazienza, col tempo migliora. E che dirvi, siate creativi. Ultimo consiglio che posso darvi, ma siatelo in modo pratico, vi faccio vedere un esempio di quello che ho combinato io oggi. E veramente molto molto semplicemente, magari prendete uno sguardo, una bella foto che vi ispiri, qualche sentimento, fate la vostra, siate creativi. Qua è un disastro di linee, ho usato un po' di marker, ma colori quasi presi a caso, che ricordassero la pelle ma non in modo particolare. E questo qui è un esercizio che veramente in mezz'oretta lo fate tranquillamente, e la cosa più bella di fare le cose così disordinate, fra virgolette, così di getto, è che verrà sempre qualcosa di diverso e trasmetterà sempre un sentimento nuovo. E questo qui è un esercizio che può fare veramente chiunque, perché non serve nessuna bravura nel disegno per fare una cosa del genere. E generalmente non è proprio la mia sezione questa, nel senso che non mi ritengo troppo creativo, però oggi mi sentivo ispirato e questo magari ispira anche voi a provare. Tanto ci vuole poco, è facile e secondo me viene una cosa abbastanza carina. Questi qua sono i consigli più pratici che mi sono venuti in mente per voi, e così almeno nessuno rimane più con un foglio bianco davanti, non per più di 5 minuti perlomeno. E fatemi sapere se il video vi è piaciuto, cosa vi ha ispirato, cosa no, e noi ci vediamo al prossimo video. E grazie mille a tutti quanti, un bacione ragazzi, ciao 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 ciao.